L'Ascoli di Abascal sfida il Frosinone al Picchio Village nella settima giornata del girone B del campionato Primavera 2. Nelle file bianconere c'è anche Giacomo Beretta, che dopo un lungo infortunio va a caccia della migliore condizione con i baby bianconeri. In avvio è proprio Beretta all'altezza del dischetto, lavora questo pallone, poi in Tinacelli. La sua conclusione viene sporcata in corner da Verde. Ottimo l'avvio dei marchigiani. Scorza dalla bandierina, tocca per Intinacelli, poi c'è Maurizi, il suo traversone, il colpo di testa di Franzolini, pallone out. Ancora l'Ascoli, sempre con Capitan Scorza, il suo piazzato, c'è il tocco di Beretta con l'esterno piede, non trova però lo specchio e la porta. Maurizi, tambureggiante la sua iniziativa, poi Franzolini. Allarga per il solito Intinacelli, sempre ispirato ai suoi dribbling, poi viene chiuso in corner da Verde in spaccata. Sempre Intinacelli, il suo traversone Franzolini tocca col mancino, pallone a lato. Prova a farsi vedere il Frosinone, ma perde palla qui la squadra di mister Marcella. Beretta serve Intinacelli, mancino raso terra, si distende, trovato e devia il pallone in corner. Calcio d'angolo per i bianconeri. Bella azione sulla destra con Scorza che poi fa viaggiare Intinacelli. Le sue finte ancora Intinacelli resiste ad una carica. Pallone per Beretta che in area piccola di testa non trova l'angolino. Si fa vedere il Frosinone proprio al 45esimo, piazzato di De Florio, l'uscita di Zizzania, poi il destro di Santi è completamente sballato. C'è anche un fallo ai danni dell'estremo difensore bianconero segnalato dal direttore di gara Pascarella della sezione di Nocera Inferiore. Si passa alla ripresa dopo un primo tempo tutto di marca bianconera, anche se di gol non se ne sono visti al Picchio Village. Qui ci prova il Frosinone con Morelli. Il suo rasoterra viene neutralizzato da Zizzania. L'Ascoli torna in avanti, lo fa sulla sinistra con Intinacelli, lato corto dell'area, le sue finte, poi il pallone in mezzo per Beretta, che viene toccato dal numero 10 Obleak. L'arbitro Pascarella segna un calcio di rigore. Ottima chance per i padroni di casa. Va da Agostino col mancino ed è bravissimo, trovato a respingere. Si rimane sullo 0-0. Esulta il portiere giallazzurro. Piazzato per i ciociari. Va De Florio col destro. C'è una deviazione. Pallone out. L'Ascoli torna in avanti. Al 56esimo, Alagna per Pulzoni. Il suo cross è perfetto e Beretta di testa non può sbagliare. Gonfia la rete il numero 10 bianconero. E l'Ascoli la sblocca con merito, abbracciato da tutti i compagni. C'è un cambio, esce Franzolini al suo posto Zenelai. E il Frosinone ora a caccia del gol del pareggio. Ancora un calcio di punizione di De Florio. Va di testa Vitalucci. Non trova però lo specchio della porta. D'Agostino, le sue finte. Poi allarga per il numero 8 Pigliucatis. Poi c'è Maurizi, il suo traversone ancora per Beretta che tocca con il destro. Pallone sulla traversa, sfortunato in questa circostanza l'attaccante dell'Ascoli. Entra anche Markovic a centrocampo per il Picchio. Zenelai allarga bene per Maurizi, spostato sulla destra. Poi Pigliucatis, la sua conclusione col mancino, si impenna sopra la traversa. Partita divertente al Picchio Village, il Frosinone ancora con De Florio. Poi Obleak supera Alagna, il suo destro dal limite viene controllato da Zizzania, estremo difensore della Primavera, classe 2001. Ci prova anche Vitalucci, ancora una volta Zizzania riesce a salvarsi in corner. Esce Intinacelli, al suo posto Riccardi. Il forcing finale dei ciociari, il cross qui è di Giordani e colpo di testa ne è entrato Luciani, viene controllato in due tempi da Zizzania. Siamo nel quinto minuto di recupero, Frosinone tutti in attacco, da fuori ci prova Giordani, non è bravissimo qui Zizzania e sbaglia il tap-in vincente. Vitalucci, grandissimo pericolo per i bianconeri che però riescono a portare a casa un successo importantissimo. Sesta vittoria in campionato per i ragazzi di Abascal, che salgono a quota 18 punti in classifica. Capolista la compagine bianconera in vista del prossimo match sul campo della Salernitana.